le prove scientifiche della vita dopo la morte. Grant e Jane Solomon. 5 anni di ricerche scientifiche dimostrano che la vita continua dopo la morte e che è possibile comunicare con l'aldilà. Edizioni Armenia. Nel giorno di San Valentino del 1996, dal registratore che il gruppo utilizzava solitamente per diffondere la musica di sottofondo durante una seduta sperimentale, cominciarono a provenire stridori e strani rumori. Dapprima pensarono che il registratore stesse per incepparsi, ma una delle guide disse loro che in realtà quella era una nuova forma di comunicazione che stavano sperimentando. A Robin venne chiesto di abbassare completamente il volume per escludere la musica, ma la cosa interessante è che gli strani rumori non diminuirono di volume. I membri del gruppo si resero gradualmente conto che stavano sentendo delle parole, anche se parzialmente impercettibili, in questa prima occasione. Alcuni mesi dopo, la tecnica venne ulteriormente sviluppata durante uno dei seminari del gruppo. Le guide avevano chiesto di portare un semplice registratore a batteria, dal quale era stato tolto il microfono. Dopo qualche crepitio e fischio, una voce mormorò «Ciao!» attraverso l'amplificatore. Incoraggiata dai membri del gruppo, la voce si fece gradatamente più sostenuta. Seguì allora una breve conversazione. Il comunicante si rivolse per nome uno dei presenti e continuò a parlare delle molteplici possibilità di questa nuova forma di comunicazione. Il gruppo venne poi informato che il microcircuito integrato al silicio nel registratore era il punto d'ingresso per questo contatto.